Benvenuti al telegiornale dei nazionalisti arcaici. Abbiamo chiesto al dottor Bao, responsabile dei servizi di sicurezza del Ciociaristan meridionale, di commentare questo lancio dell'agenzia ANSA. Il coronavirus circolava silente in Italia già da settembre 2019, ben prima non solo dell'ormai famoso paziente 1 del 21 febbraio, ma anche prima di dicembre, come indicato dallo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sulle acque reflue di Milano e Torino. La dimostrazione arriva da una ricerca dell'Istituto dei Tumori di Milano e dell'Università di Siena che, analizzando i campioni di sangue prelevati tra settembre 2019 e marzo 2020 ai partecipanti ad uno screening sul tumore al polmone, hanno trovato gli anticorpi al SARS-CoV-2 nell'11,6%, di cui il 14% già a settembre. Noi eravamo già al corrente di questo importantissimo dato scientifico, per la cui comprensione è necessario esaminare le curve di mortalità in Italia a partire dal mese di settembre 2019. Lo facciamo utilizzando i dati forniti da Euromomo relativi allo Z-score, un indice statistico che normalizza la mortalità generale sulla base del campione di popolazione. Faccio notare che l'Italia ha fornito a Euromomo dati molto parziali, circa il 14%, a differenza di quasi tutti gli altri paesi europei, e che in modo analogo si è comportata la Germania, e in misura minore la Spagna e la Francia, mentre tutti gli altri stati hanno fornito dati completi. Se esaminiamo il grafico possiamo notare che tra la metà di settembre 2019 e la fine di febbraio 2020, ovvero nell'intervallo temporale delimitato dalle due rette verticali di colore rosso, non si rileva in Italia nessun aumento dello Z-score, e anzi che questo è nella media, per poi avere un'improvvisa impennata dalla prima settimana di marzo e una successiva altrettanto rapida caduta che si conclude alla fine di maggio con il rientro alla normalità statistica. Tutto questo è accaduto sebbene già a settembre 2019 il tasso di campioni positivi al Covid-19 fosse del 14%, ovvero simile a quello di oggi. Per questa ragione noi ci siamo messi alla ricerca di una spiegazione che possa dar conto del picco di mortalità del periodo marzo-aprile 2020, giungendo a immaginare uno scenario sconvolgente di cui vi diamo conto. La nostra ipotesi di lavoro è che in quel periodo un virus, già circolante da mesi in Italia e non solo in Italia, sia stato per così dire attivato. Alcuni dei nostri specialisti più giovani e pertanto più audaci si sono spinti a ipotizzare meccanismi di attivazione per via elettromagnetica, ipotesi che non scarto ma alla quale preferisco spiegazioni più tradizionali. Non abbiamo abbandonato tali audaci ipotesi ma riteniamo che, più probabilmente, l'attivazione potrebbe essere avvenuta utilizzando canali come le vaccinazioni di massa oppure, in considerazione dell'alto tasso di ospedalizzazione nelle zone dove si è verificato il picco di mortalità di marzo-aprile 2020, per via della somministrazione di farmaci ordinari arricchiti, per così dire, con l'agente attivatore. Se questo quadro trovasse ulteriori conferme, allora si delineerebbe uno scenario di guerra e dovremmo chiederci, come peraltro facciamo da tempo, chi e perché abbia ordito questa criminale operazione. Mai come in questo momento ci è mancato il sostegno del più grande veggente del Ciociaristan meridionale di tutti i tempi, il compianto Romeo, che poco prima della dipartita volle regalare la sua copia del romanzo 1984 di George Orwell al nostro sovrano. Egli ci avvertì di quello che si stava preparando, ma tutti noi sottostimammo le sue parole. Amico Romeo, ovunque tu sia non mancare di assistere e aiutare il tuo popolo, che ti ricorda con amore e rispetto. Ringraziamo il dottor Bao, responsabile dei servizi di sicurezza del Ciociaristan meridionale, e vi invitiamo a seguirci con assiduità. Gli scenari delineati dal dottor Bao sono ovviamente ipotetici, ma è questo il compito di ogni servizio di sicurezza che si rispetti. Noi possiamo solo augurarci che la pandemia sia solo il frutto di una speculazione politica per via mediatica. Ma non possiamo ignorare la possibilità di scenari molto più gravi che, ci auguriamo tutti, non vengano mai confermati dalla realtà. Dalla vostra Leda, annunciatrice del telegiornale dei nazionalisti arcaici, per oggi è tutto e vi salutiamo con calore.